Il signor Giuseppe è qui, è il papà di Francesca e Carlotta. Buongiorno. Grazie di essere qui insieme all'avvocato Bruno Sgromo. Allora, dall'altra parte dello studio sono rimasti i nostri ospiti, soprattutto c'è Mario Falconi, che è il presidente del Tribunale Diritti e Doveri del Medico, per capire se e come leggere, diciamo, quello che è accaduto attraverso il racconto del padre, per capire se ci può essere una responsabilità dalla parte dell'ospedale o meno, e poi tutti gli ospiti che stanno ascoltando la sua storia. Allora, Giuseppe, da dove vogliamo partire? Vogliamo partire da come sono stati fatti quella notte. Diciamo, a un certo punto della notte stavamo dormendo, mia moglie a un certo punto avverte che praticamente una rottura delle membrane, e da lì ci siamo un attimino organizzati per vedere il da farsi. Prima esperienza, perché sono le primogenite, le gemelline, e ci siamo mobilitati per raggiungere l'ospedale. Allora, sua moglie era in stato di gravidanza, sì, di due gemelline, sì, appunto, di Francesca e Carlotta. Gravidanza succede di notte. Sì. E sua moglie capisce che deve andare in ospedale. Sì, sì, capiamo. Arrivata in ospedale, a quanti mesi stava? Sette mesi. Sette mesi. Arrivata in ospedale e a quel punto che cosa succede? A quel punto succede... siamo arrivati, quindi viene visitata, notano... Scusate, chiedo... Mario, sei in onda e il tuo microfono è acceso. Prego. Gli vengono prestati i primi soccorsi e da lì poi nel giro di poco tempo i dottori sono organizzati per assemblare la sala operatoria, per far nascere queste gemelle, diciamo. Per cui viene soccorsa subito? Sì, viene soccorsa nel momento in cui siamo arrivati. A quel punto che cosa succede? A quel punto nascono le bimbe, vengono messe in... Viene applicato un cesareo, un parto cesareo. Sì, sì. Nascono le bimbe, vengono portate in terapia intensiva neonatale e lì rimangono per 43 giorni, fino al 23-25 luglio più o meno. Perché così tanti giorni? Che dovevano raggiungere un peso, diciamo, idoneo. E fin lì era tutto bene? Sì, noi non ci è mai stato comunicato niente che le bambine potessero avere dei problemi. Che problemi avevano le bambine? Che cos'è che non vi è stato comunicato, Giuseppe? Niente, noi ci hanno comunicato semplicemente che si doveva raggiungere il peso, che si doveva arrivare all'età corretta per poter essere dimessi. Poi dopo la dimissione non hanno comunicato che cosa esattamente, avvocato, cosa non hanno comunicato a Giuseppe? Perché Giuseppe chiaramente anche giustamente provato per quello che due bambine, è successo, due invalide, esatto, una al 100% e l'altra al 45%. Che cosa è successo, partendo un attimo prima? C'è la rottura delle membrane, una prematurità, diciamo, importante, che è stata assolutamente sottovalutata dalla struttura ospedaliera, quindi dai medici della struttura ospedaliera. Perché? Perché chiaramente con una prematurità di questo tipo il cesareo non era indicato, perché non c'era attività contrattile, quindi il tracciato cardiotomografico non segnalava attività contrattile. Però raccontiamo, dalla mi visita scusi, ostetrica... avvocato, mi aiuti un attimo ad andare per gradi, perché io so che voi mi volete dire un sacco di cose, però andiamo per gradi. Allora, vengono lasciate queste bambine per curate, come dice il papà Giuseppe, per più di 40 giorni, no, per far aumentare, diciamo, il peso da 7 mesi, chiaramente mancavano 2 mesi e la situazione era molto complessa. Che cosa non viene comunicato al padre e alla madre di queste due gemelline? Cosa non viene comunicato dall'ospedale? Allora, non è stato comunicato lo stato in cui versavano le bambine, ovvero, che dopo un distress respiratorio importante, chiaramente, perché le bambine che nascono a 28 settimane ovviamente non hanno i polmoni maturi, per cui è ovvio che subiscono questo distress respiratorio. Sono state ventilate, quindi messe in incubatrice, ventilate con una ventilazione meccanica a sostegno, però anche questa ventilazione meccanica dava dei valori sballati. È stata somministrata un valore di non corretto, quindi c'è stato anche un errore nel post parto.
ma il tema, ripeto, è che non dovevano nascere, è stato fatto un cesario che non era indicato in quel momento perché non c'era attività contrattile e potevano ancora stare in pancia per un'altra settimana. Facendo così, con una terapia cortisonica adatta, i polmoni sarebbero maturati e le bambine non avrebbero gli esiti che oggi hanno. Questa invalidità così grave. Quindi due ordini di errori. Il cesario che doveva essere posticipato e poi la ventilazione meccanica con dei valori sbagliati. Cosa abbiamo detto i medici? Noi, devo dire, abbiamo per questo caso riscontrato grande professionalità e sensibilità al caso da parte dell'assicurazione Lam Trust. Stiamo definendo, quindi mi auguro tra però i medici, da qui a che breve... cosa? Io capisco che l'assicurazione. I medici non si sono. Immagino che abbiate chiesto delle risposte. I medici non ci sono medici. Espressi, noi abbiamo interloquito con la struttura e la struttura chiaramente si è rivolta immediatamente all'assicurazione, quindi il nostro interlocutore è l'assicurazione con la quale stiamo definendo, quindi probabilmente da qui a breve i signori noi avranno soddisfazione economica. Beh, per cui se l'assicurazione vi ha risposto vuol dire che da parte dell'ospedale c'è stata una sorta, le chiedo con tutta la cautela dalle del caso, perizie che c'è sono stata emerse, una sorta di ammissione dell'errore, dello dalle sbaglio? Dalle perizie fatte non solo da noi ma anche dalla controparte, quindi dall'assicurazione, sono emerse chiaramente delle responsabilità. Se no non avrebbero fatto una proposta transattiva. Allora, un cesario da quello che dice l'avvocato... Allora, premesso che ci troviamo di fronte a un caso un cesario fatto perché... prima del dovuto, questo dichiara l'avvocato e soprattutto poi, oltre i problemi del parto, anche il post del parto. Prego. Allora, fermo restando che io sono... non vicino di più a questa famiglia, ho abbracciato già il papà, perché ritrovarsi con due gemelline, una con un'invalidità del 100%, una del 40% e non sappiamo per quanti anni, è la cosa più drammatica che possa capitare a un genitore. Al punto che mi spingo a dire, lasciami dire questa cosa, perché siamo a Rai 1, ogni tanto proviamo a lanciare delle proposte, secondo me, indipendentemente dalla responsabilità o meno dei medici, laddove ci fossero casi del genere, siccome siamo un paese a natalità, dico zero, e dovremmo tutelare l'infanzia, secondo me, in situazioni del genere, laddove pure si dimostrasse che il medico non c'entra, c'è, lo Stato dovrebbe intervenire e assistere questi poveri genitori per tutta la vita per queste persone. Ciò detto, dico l'avvocato ha detto ovviamente quello che doveva dire, che secondo loro... se si fosse aspettato, ma tutto nel condizionale, se si fosse aspettato ci sarebbe stata forse più maturità respiratoria, forse sarebbero stati un pochino meno sottopeso e quindi forse non si determinano queste cose. Siamo di fronte a un caso che stanno risolvendo con l'assicurazione, con l'ospedale e dice l'avvocato, per fortuna, che ha dimostrato subito grande sensibilità andando incontro a questi poveri disgraziati genitori, ma la verità vera, se c'è stato un ritardo o se è stato meglio intervenire prima per evitare ulteriori gravi guai, non la sapremo mai. Perché non la sapremo mai? Scusate, non c'è una questione medica, tecnica che può stabilire non questo? Avanti. Eh? Non c'è un giudizio penale, non c'è un'interlocuzione tra l'avvocato. Hanno presentato perché la loro perizia e l'assicurazione. Perché avete se si ferma allora, tutto penale... lì, gli daranno un rimborso, spero il più alto possibile, perché questi avranno bisogno tutta la vita di tanti, tanti soldi, ma non la sapremo la verità. Sì, ma rimborso o non rimborso, comunque rimane di fatto che queste povere bambine non stanno in salute come brava, avrebbero Nadia. Dovuto. Quindi la cosa grave è questa. Basta. Ci mancherebbe. Se posso... Perché non avete agito anche in penale? Perché i signori Noia, la loro intenzione non era quella di colpire con delle sanzioni personali i medici. Che significa, scusami, avvocato? Ma però, perché hanno non è che uno vuole colpire qualcuno, vuole semplicemente stabilire la verità. Col penale si agisce nei confronti dei singoli, non è? Ci devono essere anche i presupposti per poter... voglio dire, azionare la via penale. E non c'erano i presupposti qui? Io li ho sconsigliati sul penale, mentre invece abbiamo intrapreso la strada civile, che sta portando, a dei risultati, devo dire, ottimi per la famiglia.
Questo per poi rispondere al dottore. Chiaramente l'Inter non è una semplice interlocuzione, ci sono state delle perizie di parte, quindi le perizie fatte da ginecologi e da neonatologi da parte nostra, e la stessa cosa è stata fatta dalla struttura ospedaliera tramite l'assicurazione. Siamo convenuti quindi, a seguito di questo confronto tra medici e periti, a una definizione della vertenza. Tutto, voi avete deciso di agire in civile e non in penale, però perdonatemi, perché se davvero ci fosse uno sbaglio così grave dei medici, quei medici potrebbero ritornare a fare lo stesso errore con qualcun altro. Manca, lei è un medico, non so. Sono uno psicoterapeuta, non... Vabbè, insomma, la cosa importante appunto dell'ambiente medico, mi dica. È accertare. È normale, è stabilire veramente anche se e come ci sono stati, ma questo vale nel campo nostro come nel campo medico, perché lavoriamo tutti nell'ambito della sanità. È vero che siamo tutti esseri umani, ma è vero che noi abbiamo la salute delle persone in mano, sia psicologica che la salute fisica. E un danno può creare dei danni a vita, ma non solo da un punto di vista fisico e da un punto di vista medico, ma anche da un punto di vista psicologico, perché noi ci dimentichiamo sempre quanto l'impatto di tutto questo ha da un punto di vista emotivo. Qui abbiamo un papà che è distrutto, che è devastato, lo vediamo da un punto di vista emotivo, perché? Perché quando noi ci affidiamo, e la sanità significa salute e benessere, significa che noi affidiamo la vita dei figli, la vita, ci aspettiamo che tutto vada come deve andare, e questo è quello che poi comporta, diciamo, il trauma. Che il medico è... Giuseppe, sì. Dicevo che il medico è... voi avete valutato voi la fase, non è che uno può dirvi cosa dovete fare. Certo è, mi auguro che lo sbaglio, se così dovesse essere, che è stato fatto nei confronti di tua moglie, delle due gemelline, non accada mai più. Cioè, assolutamente. Perché se davvero fosse accertato una responsabilità di questo genere da parte dell'ospedale e da parte dei medici, insomma, sarebbe un errore molto, molto, molto grave. Grave. Io volevo fare un appello soprattutto a tutti quei genitori che vivono la nostra stessa situazione, perché magari facciamo parte di gruppi social dove un po' tutti manifestano questo dolore, chi lo sopporta di più, chi di meno. Però il consiglio che gli voglio dare è di non arrendersi, di combattere. In questo momento a casa mia c'è il fisioterapista che sta facendo terapia alla bambina tutti i giorni, quindi diamo questo supporto, cerchiamo di raggiungere i risultati migliori possibili, quindi di non arrendersi, perché loro, con le loro difficoltà, nonostante siano bimbi speciali, riescono a far capire veramente il senso della vita, a trasmettere le vere emozioni che sono, che solo loro riescono a dare. Forse nemmeno i bimbi normodotati su piccoli particolari riescono a trasmettere quella forza. Francesca e Carlotta sono due bambine davvero meravigliose, nonostante tutte le enormi difficoltà di cui ci sta parlando il papà in questo momento, cercano di affrontare la loro vita, il loro futuro con gioia e entusiasmo, mostrando a tutti quanti noi... Posso dire un'ultima cosa? Vorrei mandare un grande abbraccio a mia moglie, perché è veramente una persona straordinaria, si è abbracciata questa situazione. Sono 5 anni che è dedicata H24 alla bambina, non ha una valvola di sfogo, non riusciamo ad andare a mangiare una pizza fuori, dobbiamo fare tante rinunce, però veramente lei è straordinaria. Vediamo questa immagine.
Giuseppe, noi ti siamo vicini in tutto quello che possiamo. Io spero che giustizia sia fatta, che verità arrivi. Ripeto, deciderete voi le vie migliori con il tuo avvocato. Mi auguro che episodi di questo genere davvero, se fosse compresa e confermata la responsabilità medica, insomma, verso quei medici forse qualcosa andrebbe fatto. Ora, ripeto, è una vostra decisione, è una decisione della vostra famiglia. Sei un uomo forte, coraggioso. Grazie. Spero davvero che in qualche maniera noi possiamo esserti accanto in questa sofferenza quotidiana e anche in questa forza che hai, perché ce l'hai passata. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie. Grazie a Giuseppe Noia e grazie anche grazie all'avvocato Bruno Sgromo.